trovati, passiamo al TG di Web TV Puglia di oggi mercoledì 11 maggio 2022. Apre un dibattito politico non solo la sentenza del TAR di Bari che ha sospeso l'abbattimento di 37 ulivi secolari colpiti da Xylella nel nord brindisino, tra Ostuni e Cisternino. Sulla decisione dei giudici amministrativi c'è una dichiarazione dell'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentasuglia, a seguito di una richiesta da parte degli organi di stampa in occasione della presentazione della giornata della biodiversità avvenuta ieri martedì 10 maggio. Le sentenze vanno rispettate, spiega l'assessore Donato Pentasuglia. Ciò che in quella sentenza è stato già acquisito negli atti regionali di novembre scorso è sotto la mia gestione assessorile. Piuttosto il pronunciamento del TAR ci dimostra che l'operato della Regione è sempre stato fondato su un'attenta e puntuale analisi del fenomeno, con una strategia di intervento finalizzata a tutelare l'inestimabile patrimonio olivicolo della nostra Regione. Siamo dell'avviso che la pianta malata vada eradicata e la Regione in tal senso ha già emesso provvedimenti perché sia la capitozzatura sia gli innesti nella zona ex contenimento, pratica tra le più antiche, fossero interventi idonei ad arrestare la batteriosi. A tal proposito ricordiamo che il bando sugli innesti è stato utilizzato da pochissimi agricoltori e proprietari ed è per questo che siamo per rimettere a bando l'intervento con le risorse residuali. Quindi, prosegue l'assessore, nella sentenza non c'è nessuna novità che trascende da quello che è stato ed è il nostro percorso. Rispettiamo il pronunciamento del TAR, ma andiamo avanti con i monitoraggi, le analisi molecolari e soprattutto nel sensibilizzare le persone ad eradicare le piante dichiarate infette. Il tema degli ulivi secolari ha una sua norma specifica, non vogliamo fare scempio di questo paesaggio bellissimo, però non possiamo neanche consentire che tenendo in piedi quelle poche piante infette, si ripresenti più viva che mai una tragedia che abbiamo vissuto e che ancora oggi continuiamo a vedere davanti ai nostri occhi. Il TAR di Bari, pur avendo sospeso l'efficacia dei provvedimenti regionali di abbattimento delle piante monumentali risultate infette, ha riconosciuto come giusto punto di equilibrio le misure fitosanitarie alternative che l'osservatorio, dopo un'attenta valutazione del rischio fitosanitario, aveva già autorizzato ai ricorrenti lo scorso gennaio. Misure alternative consistenti nella capitolazione e innesto delle piante oggetto dei provvedimenti, così come previsto dalla legge regionale numero 4 2017, modificata dal Consiglio regionale lo scorso dicembre. I ricorrenti invece avrebbero voluto utilizzare protocolli sperimentali non validati dalla scienza in luogo sia dell'abbattimento delle piante che del loro innesto con varietà resistenti. Il TAR di Bari non ha accolto questa richiesta, ma ha confermato l'obbligo di innesto con cultivar resistenti da eseguire entro il prossimo 30 giugno. Il contrasto alla diffusione di Xylella fastidiosa, conclude l'assessore, è un obiettivo che possiamo conseguire soltanto se vi è uno sforzo comune nell'attuare la normativa europea, nazionale e regionale, evitando di seguire alternative in assenza di evidenze scientifiche che rischiano solo di mettere a repentaglio l'intero patrimonio olivicolo regionale. Proseguono gli investimenti nel settore dell'aerospazio, pubblicato l'avviso per la presentazione di progetti di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale Aeroport Test Bed di Taranto Grottaglie. Valorizzare l'aeroporto di Taranto Grottaglie, primo spazio porto italiano, è importante centro di realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie e processi, confermandone la strategicità. Con questo obiettivo la Regione Puglia, sezione ricerca e relazioni internazionali, pubblica l'avviso con il quale intende sostenere il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca Aeroport Test Bed di Taranto Grottaglie e rafforzare il sistema innovativo territoriale, incrementando la collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e consolidando il legame tra la comunità scientifica di eccellenza nazionale e internazionale e il tessuto produttivo regionale. L'avviso ha una dotazione di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, azione 1.7, interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale e sarà gestito da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio. L'aerospazio, dichiara l'assessore allo sviluppo economico Alessandro De Rinucci, costituisce per la Puglia un asset di particolare rilievo, come dimostrano da una parte le politiche regionali dell'ultimo decennio, che hanno generato rilevanti investimenti anche nell'ambito della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Dall'altro il numero di imprese oggi esistenti che impiegano circa 7.000 addetti ed esportazioni per quasi 339 milioni di euro nel 2021, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia.
L'importanza di questa filiera dalla produzione di componentistica a software è rappresentata inoltre dalla necessità di sviluppare competenze, processi e tecnologie coerenti con le strategie comunitarie che fondano nelle dinamiche del cambiamento tecnologico e nella rapida evoluzione delle tecnologie abilitanti la mutazione strutturale dei sistemi economici. L'avviso pubblico che presentiamo, conclude l'assessore De Linucci, individua l'aeroporto Testbed come infrastruttura di ricerca regionale ritenuta di rilevanza prioritaria dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020, infrastruttura PNIR, e mira a favorire il processo di integrazione e trasferimento delle conoscenze della ricerca alle attività produttive e a contribuire in maniera significativa alla valorizzazione di ambiti di eccellenza in linea con la strategia Smart Puglia 2030. L'aeroporto di Taranto Grottaglie è un aeroporto di interesse nazionale gestito in concessione da Aeroporti di Puglia e svolge la funzione di piattaforma logistica integrata per attività di sviluppo, di ricerca e sperimentazione di prodotti aeronautici per l'attivazione delle procedure di gestione per l'uso flessibile dello spazio aereo. È un sito per definire, testare e validare procedure operative, strumenti e sistemi di bordo e a terra per la realizzazione e gestione di un cielo unico per aeromobili con e senza pilota a bordo. Possono presentare proposte progettuali gli organismi di ricerca, i laboratori di ricerca e le imprese, i consorzi singolarmente o in forma aggregata. Il termine per la presentazione delle domande di sovvenzione è fissato all'8 giugno. La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura graduatoria, ossia i progetti ammissibili saranno sovvenzionati attraverso istruttorio effettuato con valutazione comparativa sulla base di criteri predeterminati. La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani.